Sono le 8:09, Rai Radio 1, parliamo del sabato No Green Pass, delle nuove norme sulla sicurezza. Ai nostri microfoni la ministra Luciana Lamorgese. Alla vigilia delle manifestazioni annunciate per domani in diverse città, la titolare del Viminale ha inviato una sua direttiva a prefetti e questori con nuove regole: rispettare i diritti di chi contesta, ma senza mettere a rischio l'ordine pubblico. Ministra Lamorgese, non si rischia ora di comprimere troppo il diritto alla manifestazione del dissenso? Non credo, perché la direttiva fornisce ai prefetti indicazioni per fare in modo che venga bilanciato il diritto di manifestare con l'esigenza di tutela della salute pubblica. Importante è non creare disagi alla cittadinanza e che non ci siano rischi per l'ordine pubblico. Domani la prima prova con le manifestazioni annunciate, è preoccupata? Mi sto sentendo con i prefetti, i questori, per individuare delle soluzioni adeguate. Quando si mantiene il dialogo aperto si può trovare un punto di sintesi. L'importante è che non ci siano delle pericolose forzature. Cosa si sente di dire a chi domani scende in piazza? Confido che i partecipanti siano animati da senso civico e che seguano le modalità concordate con l'autorità di pubblica sicurezza. Vorrei anche ricordare l'onere che grava sugli organizzatori, che hanno il dovere di garantire che si svolgano in sicurezza per gli stessi partecipanti, senza che vengano pregiudicati i legittimi interessi della cittadinanza. Bruno Sokolovic, GR1.